Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi organizzato insieme agli esperti di Protivity. Oggi discuteremo della survey annuale condotta proprio da Protivity in collaborazione con l'Università della North Carolina, che ha messo in luce il punto di vista di oltre 1450 executive sui rischi macroeconomici, strategici e operativi percepiti come maggiormente rilevanti nel breve e nel lungo periodo. Lo faremo insieme a Carlo Cosimi, presidente ARRA, Guido Zanetti, Managing Director di Protivity Italia, Crina Irnia, Associate Director di Protivity Italia, Patrizia Giangualano, Independent Director e membro Comitati Rischi e Sostenibilità Aziende Medie Dimensioni e Massimo Nicolai, Partner Risk Manager F2I SG. Come sempre vi aspetto in chat con tutte le vostre domande, lascio la parola a Carlo e buon webinar a tutti. Grazie Angelica e buongiorno e bentrovati a tutti quanti. Prima di tutto ringrazio Protivity per la disponibilità a condividere con ARRA i risultati della loro survey mondiale sulla percezione e visione degli executive sui top risk nel 2022 e su quelli che saranno i trend di medio periodo fino al 2031. Sarà interessante vedere come la classifica dei top risk 2021 cambi nell'ordine di priorità dei rischi al 2031. E osservare come le sensibilità, le percezioni e anche degli executive italiani in alcuni casi siano state diverse dai colleghi mondiali. Negli ultimi anni le aziende stanno affrontando rischi sistemici come mai hanno affrontato in passato, soprattutto rischi sistemici che si manifestano contemporaneamente e con maggior frequenza rispetto al passato. Rischi sistemici apparentemente non correlati, come rischio pandemico e rischio guerra che stiamo vivendo e i rischi delle catastrofi naturali che innescano però tutti quanti a loro volta una serie di complessità e impatti sulle business continuity delle nostre aziende, azionando delle correlazioni con i rischi delle catene di fornitura o dei mercati di vendita, creando anche situazioni di grande volatilità sui mercati economico-finanziari e grandi impatti politico-sociali. Basti pensare alla polarizzazione delle classi sociali, all'emigrazione di massa che stiamo vedendo. La percezione è anche que che tutto questo avvenga con una grande velocità, con la stessa grande velocità con cui avvengono anche le trasformazioni e le innovazioni digitali. I processi di digitalizzazione della società, degli stili di vita di ciascuno di noi, impone grande velocità di cambiamento anche alle aziende ed un continuo aggiustamento delle loro strategie e modelli di sviluppo sostenibili in un quadro di continua valutazione del rischio opportunità. Ecco che come risk manager ci troviamo sempre di più al centro delle decisioni di governo aziendale, aiutando le nostre aziende ad individuare la migliore strategia e prospettiva, oggi solitamente limitata al periodo di piano a 5 anni, ma dobbiamo in futuro aiutarla a immaginare il proprio percorso di sviluppo su scenari di rischio e di opportunità a 10 e anche più anni. Ecco perché è importante comprendere anche oggi il risultato della survey di Protivity. Dobbiamo oggi capire come costruire la resilienza ai rischi di domani. Io non mi dilungo ulteriormente e passo volentieri la parola a Crina per l'analisi della survey. Grazie Carlo, buongiorno a tutti. Allora, datemi solo un secondo. Eccoci qua, la vedete giusto? Vedete il documento? Perfetto. Grazie. Sì, grazie, grazie a voi. Allora, come dicevo, sono lieta di essere qui oggi per condividere con voi i risultati della nostra indagine in materia di rischio. In questa prima parte dell'evento ci soffermeremo velocemente su quelli che sono i risultati dell'indagine che da ormai 10 anni svolgiamo insieme alla North Carolina State University per catturare, come già stato detto, la visione degli executive sui rischi percepiti come più rilevanti, sia su un orizzonte di breve termine, ovvero nei prossimi 12 mesi, quindi cosiddetti rischi attuali, che rischi emergenti con una prospettiva di lungo termine. La fotografia scattata nella seconda metà dell'anno scorso, più precisamente nel periodo settembre-ottobre 2021, è figlia naturalmente del momento e quindi non riflette, ancora quelle che sono le più recenti preoccupazioni legate al conflitto russo-ucraino.
del quale però avremo sicuramente modo di discutere nel corso della tavola rotonda, anche per cogliere ovviamente il punto di vista dei partecipanti su come tale nuovo scenario stia modificando le preoccupazioni e i timori degli executive. Prima di passare ai risultati, due brevi cenni introduttivi sull'indagine. L'indagine ha coinvolto oltre 1.400 executive a livello globale, ovvero membri di consigli di amministrazione e top manager aziendali, a rappresentanza di 8 aree geografiche e di molti settori industriali che vedete qua rappresentati. Nell'ambito dell'indagine, ai partecipanti è stato chiesto di esprimersi sulla rilevanza, secondo le due viste di breve e di lungo termine, dei rischi macroeconomici, strategici e operativi, di 36 rischi in particolare. Come vedete, la rappresentanza italiana è all'incirca l'8% all'interno della visione complessiva, quindi parliamo di oltre 100 executive italiani. La rappresentanza invece a livello di settore industriale qua riportata non cambia moltissimo in quello che è la popolazione, diciamo, italiana, quindi a grandi linee si mantiene secondo le percentuali che vedete, con contributi più marcati da parte dei settori manifatturiero e delle energy and utilities. Trovate infine in basso a destra il link completo alla survey che vi invitiamo a consultare anche in maniera integrale, laddove appunto aveste interesse di entrare più nel merito dei risultati. Oggi avremo una decina di minuti a disposizione, quindi commenteremo in maniera molto veloce quelli che sono i risultati. Inoltre, ci auspichiamo sin d'ora che possiate partecipare numerosi alla prossima edizione del sondaggio. Ovviamente, per qualsiasi contributo o confronto in relazione a questi temi, siamo a disposizione come Protiviti, nella mia figura e quella del collega Guido, per appunto confronti e qualsiasi altro tipo di supporto. Andiamo quindi a vedere più da vicino quelli che sono i risultati della survey. Il quadro che emerge nel 2022 riconferma in realtà, vedete ancora il documento? Confermo. Perfetto. Scusatemi, è che mi è cambiata schermata. Datemi solo un secondo. Certo. Grazie. Eccola, la vedete? Sì, perfetto. Vedete le sfide attuali e le incertezze al 2031 nella visione globale. Perfetto, come dicevo, il quadro al 2022 riconferma in realtà le preoccupazioni emerse nella precedente edizione, mentre emergono nuove priorità legate alla gestione del capitale umano e più in generale a tematiche sociali e connesse al mercato del lavoro, accentuate indubbiamente dal contesto pandemico. Vediamo più da vicino appunto i rischi concentrandoci sulla visione di breve. Due di quelli che sono i principali top risk, in particolare due nell'ambito dei cinque rischi prioritari, l'uno, il primo e il terzo, sono strettamente legati al prolungarsi della pandemia e ai suoi effetti sulle performance aziendali a fronte di una contrazione della domanda. Ritroviamo poi un blocco nutrito, sono in particolare quattro rischi all'interno dei primi 10 legati alla gestione del capitale umano, unitamente al futuro del mercato del lavoro che la pandemia ha messo a dura prova. Questi sono sicuramente i temi in cima alle aziende degli executive globali e parliamo in particolare della capacità di attrarre e trattenere talenti, quindi il secondo rischio qua riportato, a fronte di un crescente bisogno di personale qualificato e di un mercato del lavoro sempre più restrittivo. Ritroviamo la capacità di sviluppare nuove competenze come preoccupazione diffusa, vista l'adozione di tecnologie digitali che richiede sempre maggiore attenzione in termini di upskill e reskill delle risorse. Troviamo poi in settima posizione la resistenza al cambiamento, che è una preoccupazione che si mantiene costante nel decennio, quindi la ritroviamo in settima posizione per il 22 e all'ottavo, in ottava posizione per il 2031. Infine, ritroviamo al decimo posto, quindi in fondo alla classifica, ma sicuramente un tema nuovo ed emergente, una sempre
in linea con la discontinuità generata dalla pandemia sul mercato del lavoro, la nuova sfida appunto è rappresentata in ambito sociale da temi relativi a diversità, inclusione ed equità, che dovranno essere sempre più centrali nel ripensamento delle politiche, dei processi di selezione, gestione e incentivazione del personale, per rispondere a un mutato contesto e a nuove aspettative da parte degli stakeholder. Altri due top risk all'interno di questa classifica si riconducono, sono legati all'incertezza delle condizioni economiche come preoccupazione costante in realtà per i prossimi 10 anni. Quindi troviamo questo rischio, appunto il numero 5, in quinta posizione al 2022 e mantiene la posizione anche in una visione a lungo periodo. Oltre a questo, appunto, si aggiungono nel breve termine le preoccupazioni legate agli aumenti del costo del lavoro, in sesta posizione per il 2022. Infine, ultimo blocco di rischio legato a dati e tecnologie, chiamiamolo così. Quindi, in un mondo sempre più interconnesso e digitale, le preoccupazioni sull'uso di dati e tecnologie si riconfermano come rilevanti a livello globale. In particolare, preoccupa la capacità di sfruttare la disponibilità crescente di dati e tecnologie per migliorare le proprie capacità previsionali e navigare così un contesto caratterizzato da sempre da una crescente incertezza. Tale contesto di rapida evoluzione tecnologica, le minacce informatiche e la capacità di risposta delle singole organizzazioni, quindi la loro resilienza, continuano a rappresentare una preoccupazione prioritaria a livello globale. Oltre all'attenzione alle tematiche sociali poste nel breve termine, che abbiamo poco fa visto come decima posizione, non compaiono all'interno di questa classifica, né nel breve né nel lungo, periodo, fattori di rischio relativi al cambiamento climatico, che emergono all'interno dei risultati della survey come rilevanti soltanto a livello di settore industriale, quindi non li vediamo a livello complessivo, ma per singole industrie, in particolare per quei settori maggiormente dipendenti da fonti fossili, questo tema è un tema segnalato e percepito come rilevante. Andiamo ora a dare uno sguardo più da vicino alla visione, a cosa contraddistingue la visione italiana. Abbiamo visto all'incirca il 10% dei partecipanti alla survey globale. Quindi, come vediamo all'interno di questa fotografia, mentre gli executive globali hanno posto al primo posto gli effetti delle misure restrittive per il contenimento della pandemia e la contrazione della domanda, i rispondenti italiani non ritengono tali aspetti preoccupanti. La differente percezione potrebbe trovare una parziale spiegazione probabilmente nello scarto temporale con cui le singole ondate pandemiche si sono manifestate nelle diverse aree geografiche rispetto ovviamente al periodo di somministrazione della survey. La visione italiana invece ha e vede prevalere come preoccupazioni l'uso di dati e tecnologie, e quindi vediamo il primo e il terzo posto appunto ricoperti da rischi relativi all'uso di dati e tecnologie. Il tema che desta maggiore preoccupazione quindi per gli executive del nostro paese è rappresentato dalla capacità di sfruttare la disponibilità crescente di dati e tecnologie per supportare e orientare le scelte strategiche, generando al contempo un vantaggio competitivo. Le minacce informatiche, che si collocano al terzo posto in linea con la rapida evoluzione tecnologica e con l'importanza che i dati ricoprono nell'economia odierna, a fronte di quello che era un nono posto invece nella classifica globale complessiva. Troviamo invece in linea con la visione globale temi relativi alla gestione del capitale umano e alla capacità di attrarre e gestire risorse altamente qualificate. Mentre, a differenza di quanto si evidenzia a livello globale, ci sono nella visione italiana alcune peculiarità che ora passiamo in rassegna. Quindi in primis abbiamo le incertezze lungo la supply chain, quindi la seconda posizione nelle preoccupazioni dei manager italiani è rappresentata dallo stress della supply chain globale, dovuto ovviamente ai molteplici lockdown, alla scarsità di materie prime che tutti stiamo vivendo. Impensierisce quindi questo tema più di quanto non avvenga a livello globale,
data anche un'economia italiana fortemente votata alla trasformazione e all'esportazione. Mentre tale tema a livello globale non rientra nei top 10, lo troviamo in realtà in sedicesima posizione. Un altro aspetto peculiare italiano, appunto, che preoccupa il management italiano è relativo ai cambiamenti normativi con ripercussioni sull'operatività aziendale e sui modelli di business adottati. Troviamo sempre come peculiarità italiana la presenza di una cultura aziendale che non favorisce, non supporta l'identificazione e l'indirizzo tempestivo di rischi e opportunità. In ultimo, in decima posizione, sempre appunto un tema percepito prevalentemente a livello italiano, riguarda l'evoluzione degli scenari commerciali globali a fronte di regolamentazioni normative sempre più restrittive e proibitive. Se diamo uno sguardo veloce anche al 2031, le maggiori preoccupazioni italiane non si discostano molto da quelle evidenziate a livello globale. Una peculiarità italiana sicuramente degna di nota è rappresentata però dall'enfasi posta sul rischio di cambiamento climatico e dalle politiche adottate per contrastarlo, a fronte di quanto invece è emerso a livello di survey complessiva, dove la maggiore enfasi era posta su tematiche ESG di natura sociale relative alla diversità, equità e inclusione, e con un focus soprattutto più di breve periodo. Ecco, questo è un po' il quadro che emerge, appunto una fotografia condizionata dal momento in cui è stata scattata, la base per andare oggi insieme a confrontarci nell'ambito della tavola rotonda. A questo proposito lascio quindi la parola a Guido. Grazie, grazie molte Crina, buongiorno a tutti anche da parte mia, spero che mi sentiate bene e ancora un grazie naturalmente ad Anra e ai relatori che abbiamo oggi che, ripeto qui, avevano il dottor ovviamente Carlo Cosimi che abbiamo già avuto modo di ascoltare, la dottoressa Patrizia Giangualano, dottoressa buongiorno e Massimo Nicolai, Massimo buongiorno anche a te. Allora, direi innanzitutto abbiamo visto che la survey portato all'attenzione davvero, davvero tanti temi, no? Ma nello stesso tempo, come sia Carlo che Crina ci hanno ricordato, abbiamo visto che l'attualità, diciamo, riesce a essere sempre più veloce, e probabilmente questo è un tema che 2 anni fa, in una situazione simile, avremmo già discusso in maniera simile, proprio a fronte del tema del Covid, che fino a pochi mesi, fino a pochi giorni prima sarebbe stato inimmaginabile. Quindi io, prima di partire a commentare i risultati principali, commentare della survey, avrei piacere di coinvolgere tutti in qualche riflessione, fatemi dire un giro di tavolo proprio sui temi di attualità, sulla crisi dell'Ucraina. Comincerei da te, Carlo, nel senso che dalla tua posizione come presidente dell'associazione ANRA, quindi dei risk manager, avendo quindi una visione, fammi dire, più ampia anche un po' di quello che è il settore di tutta la categoria professionale e anche in base alla tua esperienza in qualità di insurance manager, mi piacerebbe chiederti un tuo punto di vista su tutti i temi dei rischi assicurabili, su tutti i temi di copertura, su tutto ciò che questa crisi in qualche modo riflette e riporta dietro. Grazie Guido. Allora, non è facile parlare di questa crisi, anche perché è una crisi che si trascina ormai da un mese e non sappiamo per quanto tempo si trascinerà ancora. Tutti noi ci auguriamo che possa finire il prima, ovviamente il prima possibile. L'evoluzione e l'incertezza riguarda non solamente la durata, ma anche l'evoluzione che prenderà eventuale. Non nessuno di noi si augura ci possano essere escalation militari maggiori. È evidente che i primi impatti per l'industria italiana in generale sono stati importanti, comunque la Russia, l'Ucraina, ma l'Ucraina, diciamo, essendo in paese aggredito, quindi tutto bloccato, la Russia è stata bloccata per, come sappiamo tutti, dall'importante sistema sanzionatorio che è stato messo in piedi dalla comunità internazionale. Ricordiamo un attimino cosa vale la Russia per l'export italiano. Vale circa 7 miliardi l'anno.
la sua composizione è molto molto variegata. E in particolare noi esportiamo come paese Italia verso la Russia molti beni e manifatturieri, quindi l'industria manifatturiera è quella che è stata, come dire, più penalizzata da questa situazione. Il manifatturiero, quindi il calzaturiero, alcuni distretti in particolare, l'arredamento, tutto il segmento del lusso, l'industria meccanica, anche questa è estremamente importante, nonché tutto l'agroalimentare. Dicevo, l'industria italiana, quindi, come sappiamo, è composta da moltissime aziende, dalle grandi aziende, ma soprattutto dalle medie e piccole aziende che sono raggruppate, come sappiamo, in molti distretti, i quali hanno storicamente sempre lavorato molto con il paese russo. E l'impresa si è trovata improvvisamente e diversamente esposta a ogni singola azienda. Infatti, non soltanto per, come dire, il rischio di approvvigionamento. Sappiamo benissimo che tutte queste industrie hanno bisogno di energia e l'energia è un tema estremamente delicato e importante di importazione dalla Russia, ma si sono trovati a perdere quote di mercato e comunque il mercato russo per i propri prodotti di vendita, e anche molte aziende che avevano delocalizzato e avevano realizzato impianti di produzione, di fabbricazione in Russia si sono trovati con difficoltà nella loro gestione. È chiaro che ogni azienda può trovarsi a fronteggiare tutte e tre queste tipologie di rischio o soltanto o alcune. Dipende molto dalla propria dimensione. Dipende capire anche se il mercato russo era un mercato, come dire, di unico mercato di sbocco per la vendita di determinati prodotti. Io ho sentito recentemente amici nel mondo calzaturiero delle Marche che disperati perché per alcuni di loro la Russia rappresentava da anni l'80-90% del loro fatturato. È chiaro che dipendere da un solo mercato, così come dipendere da un solo fornitore, è oggi se sempre più avvertito come una grande criticità. Questa è una grande prima riflessione che dobbiamo tutti noi fare. Le aziende tutte, nell'ottica di una razionale gestione del rischio, dovrebbero sempre di più diversificare sia le loro fonti di approvvigionamento, sia, ove possibile, ovviamente, anche i loro mercati di vendita. E la guerra che poi stiamo vivendo oggi, non è soltanto più una guerra convenzionale, che si, come dire, purtroppo si consuma sul terreno soltanto, ma è anche una guerra che è diventata di propaganda, quindi anche di informazione, ma soprattutto è anche una guerra diventata di informatica, una cyber war. Sappiamo benissimo che negli ultimi settimane c'è stata un'impennata di attacchi che sono stati portati a tantissime in tutti i paesi occidentali, in tantissime strutture anche strategiche. Ovviamente, tutti voi avete saputo qualche giorno fa che anche il sistema ferroviario italiano è stato colpito da un hackeraggio che ha bloccato, che ha creato dei problemi. È evidente, è estremamente complesso. Poi, come sappiamo tutti, andare a, come dire, risalire con certezza alla fonte dell'attacco, ma è evidente che in questo clima di tensione geopolitica internazionale, anche collegata alle sanzioni, e l'Italia, essendo stata definita paese comunque ostile dalle autorità russe, è facile pensare che l'Italia possa essere comunque un target potenziale di questi tipi di attacchi. Ma dicevo, questo dipenderà molto anche dalla durata del conflitto e dall'escalation che potrà avere. Quindi questa in buona sostanza è la prima mia riflessione che voglio fare su questa crisi. Grazie Carlo. Io approfitterei, cioè, continuerei così con la dottoressa Giangualano, anche perché la dottoressa, insomma, siede in diversi comitati, rischi e di sostenibilità anche di aziende di medie dimensioni, come ci ricordavano prima. E quindi, dottoressa, chiedo anche a lei il suo punto di vista
anche col taglio di quali sono le esigenze che oggi i board, i comitati hanno in confronto di questa crisi, cosa chiedete ai vostri risk manager, visto che oggi qua ne abbiamo tanti rappresentati, quindi sarà sicuramente utile ascoltare. Allora, intanto grazie, sono molto felice e lieta di partecipare a questo vostro evento, grazie per l'invito. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente che rispetto a questa risposta ha già dato un quadro, diciamo così, un quadro generale di quelle che sono le tematiche, di quelli che sono i settori che in questo momento sono maggiormente impattati. Io ovviamente guardo in sostanza dal mio punto di vista e dalle realtà nelle quali opero, comunque nei settori miei di riferimento, però certo una cosa voglio subito dire. Adesso ci troviamo di fronte alla crisi della guerra, ma credo che la crisi della pandemia ci abbia insegnato molte cose, perché ci ha insegnato in sostanza ad analizzare sempre di più lo scenario dei rischi nella sua maggiore complessità. Perché anche la pandemia ci ha abituato a capire quali erano le responsabilità magari di dipendere da un unico cliente, da un unico fornitore, no? Di comunque perseverare, diciamo così, in alcuni tipi di politiche senza diversificazione. E quindi questa è stata una grandissima lezione, prima di tutto per il nostro paese, no? Che si trovava esposto, come ben sappiamo, no? In assenza di strategie di mitigazione rispetto ad una crisi pandemica. Ma questo certamente nelle imprese ha rafforzato l'idea di ragionare per scenari, di cominciare a capire quali potevano essere le criticità geopolitiche, le criticità geografiche, le criticità della nostra filiera. E quindi direi che le aziende avevano avviato, diciamo così, un percorso nell'analisi dell'esposizione rispetto a diversi paesi critici. E di certo la Russia, come la Cina, come l'India, no? Sono delle realtà rispetto alle quali qualche riflessione rispetto alla nostra dipendenza già si cominciava a fare. Certo è che la crisi ucraina è arrivata ad una velocità pazzesca, magari per non riuscire a mettere insieme tutte le azioni che avremmo potuto già indirizzare per una dipendenza non troppo forte, sia dal punto di vista dei mercati che dal punto di vista dell'approvvigionamento. Però voglio anche dire che, come anche Consob ha richiesto alle aziende quotate nell'ambito della relazione sul bilancio, in sostanza, di dire come stiamo affrontando questa tematica, anche le aziende più piccole e non quotate nelle relazioni hanno cominciato a trattare il tema e a dire quali sono le azioni che intendono avviare, che inevitabilmente è una maggiore diversificazione, una cura della, diciamo così, della filiera e soprattutto un'analisi di quelli che sono i mercati. Come poi vedremo anche nel continuare sostanzialmente questo dibattito, credo che la guerra non ha fatto altro che accentuare una tendenza in sostanza che invece andrà sempre più sviluppata, che è quello di diminuire quella che è la nostra resistenza al cambiamento in relazione ai nostri modelli di business e alla nostra operatività, no? Quello che voi avete indicato nei top risk per l'Italia, sostanzialmente al punto 5. Ecco, è vero che questo è un rischio, però io vi assicuro che soprattutto in aziende più piccole, che di questo ne va la sopravvivenza, la capacità di reazione sta diventando veramente molto, molto, molto forte. E questo fa la differenza nelle aziende che avranno una capacità evidentemente di resistere ai cambiamenti e di adottare rapidamente le strategie di mitigazione che le permetteranno di continuare ad esistere nel lungo periodo. In una logica però molto importante, che è una logica di collaborazione. No? E di partnership. E credo che questo sia un po' la parola d'ordine che anche questa guerra in sostanza ci deve insegnare, perché le reazioni dei singoli paesi, se non fossero accompagnate, diciamo così, da una reazione, diciamo così, collettiva, avrebbero ben poca capacità di incidere.
Mi fermo, poi magari andiamo avanti nel dibattito su questi, anche su questi temi. Grazie. Sì, allora grazie dottoressa, devo dire che stiamo venendo fuori, come immaginavamo, tantissimi temi e uno tira l'altro. Quindi io andando avanti in questo giro sull'attualità con Massimo Nicolai, Massimo, direi la dottoressa ha parlato di scenari, diversificazione, quindi nel tuo ruolo di risk manager, però con un punto di vista ancora diverso, perché F2I alla fine gestisce un patrimonio, un portafoglio di investimenti. Quindi probabilmente anche la vostra lettura sul tema della crisi ucraina, è ancora diversa, nel senso che voi siete presenti in diversi settori, sicuramente alcuni più, alcuni meno impattati, sicuramente c'è un tema di crisi, ma certamente voi fate scenari, diversificazione e quant'altro. Quindi chiedo anche il tuo punto di vista sulla cronaca, ecco, mettiamola così. Sì, grazie Guido e buongiorno a tutti. Ma inizierei con ribadire, come è già stato accennato negli interventi precedenti, che gli impatti di questo scenario di guerra, perché di questo si tratta, sono veramente molteplici. Chiaramente molto discusso è il tema legato alle commodity, all'energia e in particolare al gas, con questo aumento dei prezzi che peraltro si era già avviato nel corso del 2021, quindi precedentemente alla guerra, e poi si è ulteriormente aggravato. Gli scenari di guerra naturalmente ostacolano il commercio internazionale e nello specifico delle specifiche forniture che arrivavano in Italia da Ucraina e da Russia. Le sanzioni, come ha ricordato prima il dottor Cosimi, chiaramente riducono i flussi di import-export verso la Russia, che non è un primissimo partner commerciale dell'Italia, ma comunque risulta tra i primi 15, mi sembra, vedevo giusto le statistiche ieri, e le relazioni commerciali, anche gli spostamenti in termini di persone, sono naturalmente impattate. Da un lato tendono a ridursi gli spostamenti, dall'altro c'è un tema migratorio da tenere molto in considerazione, specialmente in questa fase. Tutti questi impatti, è importante dire che potrebbero attendere, portare anche degli impatti sulla dinamica del PIL, che tanto prometteva bene post-Covid. Si inizia già a segnalare che presumibilmente in Europa ci sarà un rallentamento della crescita sul 2022, e chiaramente uno scenario di questo tipo impatta in modo diverso, ma impatta tanti settori industriali. E in modo diverso, sia i settori, sia all'interno dello stesso settore, diversi player che magari hanno modelli di business diversi. E in questo senso mi riallaccia ancora a un tema che è stato toccato in tutti e due gli interventi precedenti, che è quello della diversificazione. Nel senso che anche per un player come F2I, che è un investitore, la diversificazione di portafoglio è un fattore fortemente mitigante in scenari di questo tipo. Lo è stato durante il Covid, lo è adesso, lo è adesso e probabilmente lo sarà anche in futuro. Quindi la diversificazione di portafoglio resta un fattore mitigante veramente importante per un investitore. Per esempio, anche solo per scendere sui settori che noi come F2I vediamo più da vicino. Ad esempio, i settori cosiddetti regolati, cioè quelli che non sono esposti a rischio mercato, ma la cui remunerazione, il cui valore è collegato a delle forme, tra virgolette, di tutela garantite dal regolatore, per esempio le reti di distribuzione che sono remunerate sulla base degli investimenti effettuati, questi settori non sono di fatto impattati da scenari di guerra, quindi dal conflitto russo-ucraino, e non sono stati sostanzialmente impattati dal Covid, e fanno parte e sono una cospicua parte del nostro portafoglio. Altro discorso, ovviamente, è da fare su tutti quei settori che sono esposti a rischio mercato, come è stato accennato prima nei precedenti interventi. Per esempio, giusto per dare due flash, i settori, diciamo, più energivori o che comunque includono e utilizzano commodity nell'ambito dei loro processi produttivi, stanno vivendo una fase molto complessa in termini di aumento dei costi e soprattutto anche incertezza sul futuro, perché non è a termine un certo tipo di aumento delle commodity e soprattutto non si sa quali saranno le evoluzioni future. Su questo punto qui,
il fattore, diciamo, la leva di mitigazione più naturale è quella del ribaltamento dei maggiori costi sul cliente finale, ma non sempre si può fare, dipende anche qui dal settore e all'interno del settore dagli scenari competitivi, in quanto magari un ribaltamento dei costi in certi settori o per certi player può determinare una perdita di quote di mercato, può determinare una modificazione della posizione competitiva, e quindi è un tema non sempre attuabile, oltre al fatto che qualora si attuasse un sistematico ribaltamento dei costi sui clienti finali, si innescherebbe una spirale inflattiva, anzi si andrebbe ad aggravare una spirale inflattiva che è già in corso con tutti i ritorni connessi. Altro tema, per esempio, sempre restando sui settori esposti a rischio mercato, sono quei settori cosiddetti ciclici, quindi legati strettamente all'andamento del PIL. Su questi settori, un rallentamento del PIL vorrebbe dire presumibilmente rallentamento dei volumi, e in questa fase, per quello che abbiamo detto prima, sono molto da attenzionare. Sono molto da attenzionare sul 2022 e anche sugli anni a venire, sulla base di quanto durerà questa guerra e quali saranno le presumibili o potenziali estensioni. Per vedere invece, diciamo, un fattore di opportunità, visto che come risk manager dobbiamo sempre guardare anche le opportunità e non solo i rischi, il tema di opportunità molto rilevante per un operatore come F2i e in generale per un investitore, al momento potrebbe essere considerato quello della transizione energetica, nel senso che al di là dello scenario di brevissimo termine in cui si sta cercando di porre rimedio a una situazione di emergenza, maggiori costi, shortage potenziale di gas, eccetera, nel medio termine potrebbero configurarsi importanti occasioni sul tema delle energie rinnovabili, per esempio, sul tema dello storage del gas, che un investitore deve essere pronto a sfruttare, un investitore sia italiano che estero, tant'è che in Italia, a seguito del PNRR e anche probabilmente a seguito di queste fasi, si affacciano sempre di più investitori esteri alla ricerca di queste opportunità. Grazie Massimo, grazie a tutte e tre per esservi in qualche modo, fatemi dire, cimentati nella valutazione di temi, perché è sempre complesso valutare e parlare di tematiche di rischio quando ci si è dentro, no, voglio dire, e non col senno di poi, quando si hanno ovviamente tutti gli elementi. Allora, era doveroso però in qualche modo, e penso anche atteso da chi ci ascolta, un giro di tavolo appunto sulla cronaca. Mi piacerebbe adesso proseguire analizzando alcuni dei temi che sono emersi invece dalla survey, una serie li avete già citati tutti e tre, fatemi dire. Io in questo caso comincerei con il dottore Colei, dottoressa Giangualano, perché uno dei temi, tra i tanti, alcuni li ha citati lei stessa, ma uno dei temi che ha citato la collega Crina quando ne parlava, è stato quello di dare evidenza del fatto che tutto sommato i temi legati alla sostenibilità, anche al mondo, all'aspetto climatici e così via, ci sono, per carità, ma dico io, forse sono un po' sottotono, no? In qualche modo, cioè ci si poteva aspettare magari più enfasi. Quindi io approfitterei del fatto che lei proprio è membro di alcuni comitati rischio e sostenibilità per chiedere un po' la sua riflessione sul tema, se lo aspettava e a questo punto anche che cosa forse si dovrebbe fare perché questi temi siano percepiti, per cui parliamo di percezione, perché la percezione da parte dei top manager affinché questi temi siano maggiormente sentiti, visto che sono centrali. Bene, grazie. Allora, lei si riferisce al tema del climate change in particolare, oppure parliamo un pochettino anche di altri temi ambientali e sociali che inevitabilmente ne derivano? Credo che posso anche un poco allargare, no? Ecco, Assolutamente.
Grazie. Allora, non perché non voglio entrare nel merito del climate change, sul quale fra l'altro ho partecipato anche ad un lavoro di una commissione ministeriale su quello che è, diciamo così, l'impatto, no, del climate change, diciamo così, sulle infrastrutture, per cui è un tema che mi è decisamente noto. Però proprio perché è un tema, cioè il tema ambientale del climate change è qualche cosa che deve essere veramente esaminato, diciamo così, a livello generale, e qualcosa rispetto al quale devono reagire anche stati e governi, dando anche delle indicazioni precise su quelle che dovranno essere gli investimenti. In questo senso, se ci pensiamo, il PNRR, come si diceva prima, è uno strumento fondamentale per indirizzare una serie di azioni di ricerca in una logica di partenariato pubblico e privato che veda in sostanza la rivalutazione di una serie di infrastrutture che possono essere poi in condivisione, diciamo così, fra diverse aziende, per attività pubbliche, e che possano generare dei veri e propri, diciamo così, risparmi energetici. Di certo non possiamo comunque sottovalutare quello che è il ruolo dell'Europa in questo comparto, che oltre a istituire una task force che si è occupata, diciamo così, della tematica e ha dato delle indicazioni precise, e le grandi aziende, come sappiamo, già pubblicano di una relazione, no, sul climate change, che è un argomento molto importante per la governance dell'azienda, dove in sostanza la governance è molto impattata perché si vuole proprio sapere come viene trattata nei consigli di amministrazione, quali sono le indicazioni che vengono date, quali sono le professionalità, per esempio, che anche nei consigli vengono utilizzate per sviluppare queste tematiche. E molto spesso ci sono aziende, magari, che costituiscono anche degli advisory board proprio dedicati a questo tema, che aiutano i consigli a indirizzare le azioni. Quindi è un tema sicuramente per le grandi aziende, diciamo così, fortemente impattante. E se poi guardiamo appunto al tema, diciamo così, dell'adattamento e della mitigazione, ovviamente le azioni possono essere differenti, in linea anche con quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea, relativamente anche al tema della tassonomia, perché il tema di non arrecare danno, no, rispetto a questi obiettivi e agli altri della comunità che l'Unione Europea ha evidenziato, stanno ovviamente sempre di più aiutando le aziende anche come strumenti a capire che cosa devono fare per essere incisive in questo contesto, no? Ecco. Quindi credo che si stia facendo nelle grandi aziende molto, e quando le grandi aziende si muovono, inevitabilmente si portano dietro la loro filiera. Perché io credo proprio che la parola d'ordine in questo momento è andare avanti tutti quanti insieme, e quello che dico, per esempio, nelle aziende più piccole nelle quali io sono, è quello in sostanza di lavorare in collaborazione con la nostra filiera. Perché la nostra filiera non solo ci chiede, no? Non solo il sistema finanziario, cominciamo a dire, no? Ci chiede di essere pronti, diciamo così, a queste evenienze e dare riscontro di che cosa stiamo facendo su queste tematiche. Ma ce lo chiedono ovviamente anche i nostri clienti più importanti, e con loro dobbiamo studiare insieme strategie. E quindi credo che questo sia l'aspetto più importante. A questo però volevo aggiungere che parlare di quello che è l'impatto climatico, e quindi di conseguenza parlare anche di quella che è la transizione ecologica per diminuire la CO2, per riuscire a costruire dei piani che ci possano portare, diciamo così, rapidamente almeno a diminuire del 55%. 5% per almeno per i settori più impattati rispetto al 2019, il nostro impatto di CO2. Insomma, molte sono le azioni che le aziende devono mettere in esercizio e devono mettere rapidamente. Però questa transizione, che è una transizione importante, questa transizione ecologica, che è una transizione molto importante, non può non essere accompagnata da una giusta transizione. Io su questo ci tengo molto a battere il tema su questo punto, perché è vero che con questo cambiamento dei nostri modelli di business, svilupperemo certamente nuove professionalità. Però abbiamo anche un tema, no,
di trasformare alcuni dei settori che probabilmente saranno destinati a uscire dal sistema, ma creare le condizioni perché le risorse di questi settori possano essere riconvertiti. Quindi cambiamento, quindi climate change, transizione rispetto di quelle che sono sostanzialmente le normative, cercare di stare in sostanza nel 50-55, ma soprattutto tenere in considerazione quella che è una giusta transizione e quindi una valorizzazione in sostanza di tutte le risorse. Se poi posso dire come questo deve essere fatto, ecco che qui viene un po' con la nostra competenza, dico di risk manager, io mi sento appartenente a questa categoria, nel senso che vengo dal mondo finanziario dove il tema dei rischi è inevitabilmente core business, quindi a noi non ci basta in sostanza, diciamo così, essere capace di rilevare i rischi, no? Tenerne un'accurata e aggiornata analisi, no? Con un adeguato, chiamiamolo, equilibrio fra quello che può essere il rischio e il rendimento, ma quello che è molto importante è conoscere e monitorare e delimitare quella che è la nostra propensione al rischio. Allora, se questo è un tema, no, che nel financial services è assolutamente noto, costruire risk appetite framework per le aziende finanziarie, diciamo così, ovviamente fa parte, diciamo così, fa parte del business, questa sta sempre diventando di più uno strumento di lavoro anche per aziende industriali. Perché avere sostanzialmente una capacità di impostare i limiti dell'assunzione del rischio, soprattutto in modo dinamico, perché quello che ci ha insegnato il World Economic Forum in questo ultimo periodo rispetto a quelle che sono le dichiarazioni che fanno i CEO sui principali rischi, è che ogni rischio non è solo, ma evidentemente si porta a una serie di correlazioni. Quindi noi dobbiamo essere capaci di delimitare il rischio in un'analisi di tipo dinamica, no? Che tenga conto che cosa? Che tenga conto anche di quelli che sono i valori dell'azienda, che tenga conto della strategia, della capacità della gestione del rischio nello scenario competitivo nel quale ci troviamo. E quindi diventa fondamentale adottare proprio un adeguato processo alla gestione dei rischi. Spesso nelle aziende, magari medie, si dedica poco spazio a questo, no? Cioè si analizza la posizione competitiva, si analizzano i nostri concorrenti, si cerca di entrare in nuove piazze. Ecco, oggi tutta questa attività non può che essere, diciamo così, accompagnata da un'analisi puntuale dei rischi, da un'analisi degli scenari e quindi, se posso aggiungere, anche da una corretta dotazione di strumenti che utilizzi tecniche avanzate in grado di capire, diciamo così, questo genere di correlazione, quindi analisi what if, analisi prescenario, analisi Monte Carlo, no? E quindi tutta una strumentazione che magari in grandi aziende è consolidata, ma dobbiamo sempre di più consolidare anche nelle aziende medie perché è chiave, di successo, diciamo così, per, individuare la strategia giusta nel lungo periodo. Grazie dottoressa, evidenziamo partiti, mi faccia dire, dal tema di sostenibilità e poi ci ha dato anche una visione più ampia e secondo me estremamente utile. Tra l'altro io mi trovo molto sul fatto che lei dice che c'è una connessione, no? In qualche modo una correlazione tra una serie di rischi, anche quelli che abbiamo visto nella survey, perché lei stessa, torno al punto iniziale, cioè quello dei temi della sostenibilità e non solo del tema climatico, dice, c'è un'esigenza di transizione, no? Delle medie imprese, oltre che quindi di filiera, e quindi un tema anche di evolvere i modelli di business, no? Questo mi dà là in qualche modo per chiedere a Nicolai magari un altro dei temi che sono emersi dalla survey, che secondo me sono collegati, perché a differenza della sostenibilità, che a mio avviso era un po' sottotono, no? Rispetto alla rilevanza che ha, invece un altro insieme di rischi, fatemi mettere insieme, che Massimo, che è emerso con un certo tipo di rilevanza, è proprio quello legato alla resistenza al cambiamento, ai temi culturali, che sono proprio parte di quello che diceva la dottoressa, che è un'esigenza perché poi si possa parlare di altro, no? Quindi magari vorrei chiederti un punto di vista su questi tipi di rischi che invece emergono dalla survey in maniera importante, anche perché sicuramente
rispetto al vostro mestiere, voi sicuramente li valutate avendo un nuovo portafoglio, quindi fate investimenti, sicuramente sono tematiche valutate sia nelle aziende che avete in portafoglio, sia in quelle che in qualche modo valutate, no, con investimenti futuri. Quindi è effettivamente un tema centrale per la sostenibilità, ma non solo in questo periodo storico. Ma grazie. Sì, la risposta è sì. In generale, quello della resistenza al cambiamento, inteso come nel senso ampio del termine, è un po' un rischio che ci si trova ad affrontare tutte le volte che si va a toccare qualcosa che in un'azienda è radicato, no? Che sia l'organizzazione, che sia magari un management team storico, che sia un modello di business che in qualche modo deve evolvere, magari verso la digitalizzazione o magari verso altre sfide future. E chiaramente tema della resistenza al cambiamento è un rischio che va molto considerato e per quanto possibile anticipato, perché una manifestazione, diciamo, della resistenza al cambiamento interna a un'azienda va a impattare sicuramente efficienza dei processi, potenzialmente anche l'efficacia, e va a impattare molto probabilmente anche quello che chiamiamo clima aziendale, no? Che riguarda come si vive in un'azienda, la capacità di gestione delle risorse umane, il talent management, tutti i temi che sono sempre più rilevanti, anche considerando l'ottica ESG, verso cui tutti ormai guardiamo con grande attenzione. Se mi focalizzo sulla governance, sul modo di organizzazione, per esempio, anche per darvi un po' un taglio dal mio punto di vista, qui in F2I l'idea è sempre quella di creare dei cosiddetti campioni nazionali, no? Quindi partire magari da un'entità o da un'azienda che ha potenziale di crescita e accompagnarla in un processo di crescita dimensionale sia per vie esterne che per vie interne anche, nell'ottica di renderla appunto potenzialmente un player, tra virgolette, di sistema. Questa transizione, questo ingrandimento passa anche da un lavoro ovviamente sull'organizzazione, sul management team e sulla governance, a cui poniamo grandissima attenzione perché riteniamo che far crescere un'azienda dal punto di vista manageriale, organizzativo e di governance ne incrementi di molto il valore anche come asset. Chiaramente siamo pertanto molto attenti e spingiamo molto il management dei nostri partecipati a occuparsi anche di questi rischi, della gestione di questi rischi di resistenza al cambiamento. Io sono convinto che vedere questi rischi così in alto nella SARVE, in questa fase storica, è anche molto collegato diciamo, alle recenti tendenze sia digitali, sia legate allo smart working, sia legate alla tipologia di cambiamento generazionale che è in atto. Insomma, molto vuol dire il fatto che stanno diventando dirigenti i nativi digitali. E questo porta con sé grosse potenzialità di cambiamento nelle aziende, specialmente su certe tematiche che erano ormai radicate, sul modo di lavorare che era da tanti anni, tra virgolette, stabile. E tanto per citare un punto che ho visto nella survey e che è collegato a questi temi, comprendo anche molto come sia stato classificato molto in alto nella survey il tema della cultura dell'organizzazione che non favorisce l'indirizzo dei rischi e delle opportunità. Questo sta diventando, lo vedo frequentando questo mondo del risk management ormai da tanti anni, anno dopo anno sempre più, sta salendo in graduatoria e sta salendo anche nelle gerarchie aziendali questo tema. Perché secondo me ci siamo accorti che la risk culture, quindi la cultura del rischio dentro un'azienda, se non sta solo nelle funzioni di controllo, riesce a portare valore. E portare la cultura del rischio non vuol dire pienare un'azienda di funzioni di controllo, cioè mettere internal audit, mettere risk management, mettere compliance, ma vuol dire far capire ai board cos'è il risk management e come deve essere integrato nei processi decisionali. Questo è E torno al tema della resistenza al cambiamento,
un cambiamento molto importante da far passare e da far arrivare soprattutto nei board, diciamo, delle corporate più rilevanti, che magari sono un po' in tanti casi un pochino più difficili da, come dire, trovano un po' più di complessità nel recepire certi tipi di cambiamento, ecco. Massimo, se hai terminato, grazie. Allora, anche tu hai citato un sacco di temi. Come stavo segnando alcuni, hai parlato dei dirigenti che stanno venendo avanti, che sono dirigenti digitali, no? In qualche modo, hai parlato di visione, di cultura, di dinamica, tutto questo si incastra bene, aggiungo io, a tutto il mondo del digital in qualche modo, no? Che sta andando sempre più avanti e vediamo, secondo me emerge abbastanza chiaramente dalla survey che uno dei temi che si pongono i dirigenti italiani ma anche mondiali è il fatto che quella della digitalizzazione, fammi dire, è un'opportunità che può trasformarsi anche in un rischio se non la sai cogliere al momento giusto, se quindi non sei in grado di andare oltre quella resistenza al cambiamento, quel tema di culturale, per cui tu il digital in qualche modo che ormai è pervasivo, lo sfrutti come opportunità, come opportunità di business. Chiaramente questo ha dei rischi sia in questo senso che nel senso che citavi Carlo, che tu citavi all'inizio, nel senso che quando parlavamo di crisi ucraina, tra i rischi che hai citato quello della cyber sicurezza, no? Che ovviamente non è un tema nuovo, fatemi dire che la crisi in Ucraina lo esacerba ancora di più, no? Lo esaspera ancora di più. Ed è, se vuoi, il controaltare di questi temi che citava Massimo, cioè ok, li stiamo andando, perfetto, li stiamo andando, già di per sé queste sono opportunità e anche rischi, in più ovviamente esaspera anche questo tema. Ti chiederei magari, Carlo, un commento proprio su questo, perché tra l'altro è emerso dalla survey quando segnalava anche la CRINA, questo tema del rischio cyber. Poi vedo che sono arrivate alcune domande, magari se riusciamo abbiamo tempo almeno di farne almeno una a tutti voi, però prima ti lascio la parola, Carlo, su questo tema, se ancora Grazie, voglio commentarlo. grazie, grazie Guido. No, innanzitutto volevo, prima di rispondere alla tua domanda, fare due riflessioni rapidissime. Una sulla risk culture che ha appena detto Massimo. Appunto, dall'analisi vostra risulta che peraltro l'Italia, come cultura dell'organizzazione che non favorisce l'identificazione tempestiva dei rischi e delle opportunità di mercato, percepisce questo tipo di rischio al nono posto, quindi con una certa sensibilità maggiore rispetto al ranking globale. Quindi, come dire, c'è una maggiore attenzione e consapevolezza che bisogna probabilmente porre maggiore attenzione a questa risk culture nel paese. Quindi questo, secondo me, rispetto all'Italia, rispetto al resto del mondo, è un elemento positivo. Poi volevo collegarmi anche con le cose interessanti che ho sentito dalla dottoressa Giangualano circa la necessità di utilizzare sempre di più nella gestione del risk manager modelli di scenario, perché modelli predittivi, perché sono d'accordissimo con lei che la risk management fatto per pura compliance, per pura, come dire, smarcamento di punti, ma non con una reale come dire, analisi operativa e come dire, di studio anche, diciamo, di statistiche, di modelli predittivi, di applicazione di questi modelli anche in un'ottica di scenario che deve andare oltre il piano, perché fino a pochi anni fa nelle aziende, come dire, in qualche maniera il rischio veniva percepito a seguito della pianificazione finanziaria che solitamente arriva a 5 anni. No, bisogna andare oltre, bisogna avere il coraggio di andare a immaginare scenari e avere una certa visione, ecco, quello che sicuramente gli executive nel futuro dovranno avere maggiore capacità di essere anche visionari nelle assunzioni e anche nelle ipotesi di molteplicità di scenari che l'azienda potrà trovarsi di fronte a 10-15 anni. Ecco, questo secondo me sono due elementi estremamente importanti che mi permetto di ribadire anch'io, perché ne sono fortemente convinto. Riguardo alla tua domanda, riguardo alle minacce informatiche, come ho detto appunto, le minacce informatiche, come dire, sono in netta crescita purtroppo, e
a prescindere dalla guerra, e la guerra sicuramente ne sta contribuendo a un'impennata di questa situazione. Tra l'altro, un'altra cosa che mi ha colpito, e questa magari è una domanda che pongo a Crinia, è come la minaccia informatica sia percepita in Italia al terzo posto nel 2022 e al quinto nel 2031, resto del mondo al nono posto oggi e addirittura al sedicesimo nel 2031, cioè come se in qualche modo gli executive fuori dall'Italia vedessero al 2031 una minaccia informatica molto più bassa rispetto a quella che secondo me dovrebbe essere, perché comunque tutti i processi di digitalizzazione delle nostre aziende e della società nel suo complesso, secondo me, non eliminerà mai come dire, la minaccia informatica. Quindi mi ha colpito molto il fatto che noi siamo stati, secondo me, più corretti nel valutarla, sempre comunque nel top 10 risk al 2031, mentre fuori dall'Italia questo si tende a perdere. Anche perché, strano, perché se io mi baso un attimino sull'ultimo rapporto che è stato fatto dal Clusit, appena uscito poche settimane fa, che prende in considerazione quello che sta succedendo nel mondo nel 2021 rispetto al 2020, ci dice che nel 2021 gli attacchi sono in costante aumento e crescono in quantità e anche in qualità, e anche cambia la geografia degli attacchi. Innanzitutto, il 45% degli attacchi mondiali avvengono negli Stati Uniti, però è in crescita anche la percentuale di attacchi che avvengono nell'Europa. Infatti l'Europa rispetto al 2020 arriva al 21% degli attacchi totali contro il 16% del 2020. Un altro elemento interessante di questo studio è la severità degli attacchi, non solo la frequenza, ma anche il successo di questi attacchi. Infatti, il 79% di questi attacchi ha avuto un impatto elevato, quindi quasi l'80%, contro il 50% dell'anno precedente. Inoltre, questi attacchi prevedono praticamente, l'obiettivo non è più quello di un attacco, passatemi il termine, a casaccio con multiple targets, ma i cybercriminali si fanno molto più selettivi e colpiscono in maniera molto più precisi, mirando bene al loro bersaglio, dove questi bersagli spesso sono di natura governativo o militare. Quindi cosa mi porta a dire, qui concludo quindi il mio intervento, i processi di digitalizzazione delle aziende, come dicevo, e della società in generale, determinano la necessità delle aziende di robustire le loro linee di difesa, non solamente tecniche o informatiche, ma anche organizzative. La formazione deve essere continua all'interno delle aziende, e la cultura della sicurezza informatica sono fondamentali, così come anche il ricorso alle coperture assicurative di tipo cyber, che sono coperture per certi versi abbastanza nuove, che stanno avendo un'importante diffusione negli ultimi 2 o 3 anni. Però attenzione, gli assicuratori non sono molto disposti ad assicurare tutto e tutti sul fronte del cyber. Quindi gli assicuratori si stanno approcciando a questo rischio con sempre maggiore selezione, per cui nel tempo le aziende meno strutturate in cyber security saranno sempre più esposte e avranno sempre più difficoltà anche ad assicurarsi. Beh, Carlo, grazie. Provo, allora, ovviamente no, non credo di avere una risposta sul perché vediamo a livello globale il rischio sulla sicurezza nel 2031 al 16° posto. Possiamo fare delle supposizioni. Quello che però posso dirti è che probabilmente la cosa più interessante è vedere come questo evolverà. Come diceva la collega, sono ormai 10 anni che portiamo avanti questa survey. Quindi oggi probabilmente non abbiamo il dato per vedere come negli ultimi anni è evoluto questo rischio. Sicuramente sarà interessante vedere il prossimo anno, anche a seguito di tutte le cose di cui abbiamo accennato anche sul tema della,
diciamo della crisi ucraina e quant'altro, se la sensibilità su questo tema, anziché scendere come sembrerebbe, aumenterà. Vedo che Angelica si è unita per ricordarci che abbiamo forse esaurito il tempo. Non so, Angelica, se abbiamo ancora il tempo ho visto che sono arrivate un po' di domande, Sì, non abbiamo allora, certamente modo di rispondere a tutte. vedete, allora sicuramente sono arrivate delle domande. Lato Arra, non c'è problema a lasciarvi ancora del tempo. Io sono spuntata appunto per ricordarvi che siamo in dirittura. Vedete voi, io lascio a voi il testimone. Allora, se tutti i partecipanti mi dedicano ancora 5 minuti, io allora, ne sono arrivate diverse, vi dico la verità, alcune legate all'andamento dei prezzi delle commodity, al contenimento delle tariffe e così via. Mi sembra interessante, se qualcuno di voi ha piacere di rispondere, una domanda che in realtà è molto ampia e molto complessa, però giusto magari si può fare una riflessione. Che ci pone il tema dinanzi alla globalizzazione. Quindi ovviamente siamo di fronte presumibilmente a un nuovo periodo, no? Quindi eravamo tutti convinti negli ultimi decenni che saremmo andati in una certa direzione, il mercato, la globalizzazione, che ormai, fatemi dire, la guerra fredda era lontana, abbiamo avuto forse il periodo con il presidente americano precedente, che era più per concetto di bilateralismo. Oggi però, di nuovo, l'attualità ci riporta avanti su un tema in cui appunto l'Europa sta ragionando per diventare più autonoma sul tema energetico, o comunque di avere, diciamo, altri fornitori. La Russia sembrerebbe essere che è diventata, fatemi dire, un partner meno affidabile, e lo sarà probabilmente per un certo periodo di tempo, in qualche modo. Poi la storia è fatta di corsi e ricorsi, però la domanda in buona sostanza ci dice: ok, abbiamo di fronte una sfida di una nuova, quantomeno, globalizzazione, no? Almeno diversa rispetto a come l'abbiamo conosciuta oggi. Vi chiedo se avete qualche riflessione in merito anche voi su questi temi e come la vedete. Quindi le domande comunque, scusate, poi vi lascio la parola, vertono tutte sull'attualità e ci può stare, nel senso che ovviamente siamo immersi nella nostra attualità. Non so chi di voi ha piacere, lascio libertà naturalmente a chi ha piacere di rispondere. Beh, allora io se due parole soltanto. La globalizzazione è iniziata con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda. Il rischio oggi che la fine della globalizzazione, così come abbiamo conosciuto negli ultimi 30 anni, derivi dalla nascita di nuovi blocchi, di cui non sappiamo ancora quali potranno essere e quale portata potrebbero avere, però quello che purtroppo temo di poter immaginare dalla fine di questa crisi con Russia-Ucraina è che c'è il timore che possano nascere dei nuovi blocchi e che quindi comportino per tutto il sistema economico mondiale di trovare delle nuove regole che sarà una globalizzazione diversa. Probabilmente la globalizzazione era un po' quello che collegandoci alla supply chain che dicevamo prima. Prima con la globalizzazione più sfrenata io andavo ad approvvigionarmi in Oceania o in Asia perché comunque avevo il prezzo migliore. Oggi sappiamo benissimo che queste forse non è più come una globalizzazione sfrenata, giusta, corretta, perché non è soltanto il prezzo migliore che devo andare a cercare, ma devo andare a prendere la componente di rischio migliore e di diversificazione, eccetera. Quindi sicuramente conosceremo un nuovo modo di globalizzazione rispetto a quello che abbiamo conosciuto oggi. Ecco, questo sicuramente sarà un nuovo modo di avere un commercio nel futuro. Se posso fare un breve commento anch'io, concordo con quello che è stato detto. Ritengo ovviamente che non si possa prescindere dai mercati che sono molto più importanti del nostro, perché ovviamente in paesi che sono in crescita come Cina e l'India, noi dobbiamo necessariamente mantenere, diciamo così, delle relazioni, ma per non parlare poi di tutto il tema dell'Africa, insomma, quindi. La globalizzazione sarà diversa, certamente, ma noi siamo una realtà, ancora
compresa, non sto parlando dell'Italia, ma sto parlando dell'Europa, molto piccola e non possiamo prescindere dal comprendere le dinamiche di questi mercati. Questo però non significa che noi non dobbiamo fare un'analisi puntuale di quelli che sono veramente i nostri stakeholder più importanti e quindi tutto il tema dei nostri portatori di interesse, in questo senso un'analisi puntuale dei fornitori con i quali sostanzialmente crescere. Quindi credo, per esempio, che anche adesso le nuove direttive in tema di corporate due diligence sulla filiera di fornitura siano estremamente importanti per capire come dialogare. No? Con questi nostri stakeholder e creare una risposta, come dicevo prima, congiunta, no? Che ci faccia crescere come Europa, ma comunque in una logica sempre di condivisione globale con le economie evidentemente democratiche, no? Che meritano la nostra attenzione. Grazie. Io chiudo con rinforzare quello che ha detto adesso la dottoressa. No, non si può ad oggi pensare che, diciamo, la nuova globalizzazione che probabilmente ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni prescinda, diciamo, da un dialogo commerciale, specialmente con certi paesi. Io faccio un esempio. Qualche esempio pratico: ormai alcune filiere produttive, anche italiane, hanno appaltato di fatto certe produzioni in Cina. Non è un mistero che, ad esempio, i pannelli solari siano sostanzialmente tutti di matrice cinese. Quello che è successo e che sta succedendo con il rallentamento delle aziende, diciamo, dell'industria dei microchip cinesi, lo stiamo vedendo tutti. È molto difficile pensare che arriveremo diciamo, a una situazione di blocchi contrapposti tale da isolare i due blocchi, perché sembrerebbe, poi tutto è possibile, diciamo che sembrerebbe ad oggi impossibile reinternalizzare o internalizzare ex novo certe produzioni che ad oggi probabilmente l'Europa non ha né le competenze né dall'altro lato la possibilità in termini di costi per portare avanti. In generale l'Europa e il mondo occidentale. Grazie, grazie. Allora, grazie a tutti. Io, Angelica, mi fermerei qua perché penso che altrimenti andremo troppo oltre. E allora, da parte mia, davvero vi ringrazio tutti. I temi sarebbero tantissimi, quindi abbiamo dovuto fare un po' davvero di cherry picking, però il pubblico ci ha aiutato a renderla anche più dinamica. Carlo, chiedo a te, tanto ancora un'ultima volta, grazie per l'ospitalità e non so se c'è qualche ultima riflessione finale o comunque lascio i saluti da parte vostra naturalmente e da parte mia ringrazio tutti i partecipanti di oggi e No, ovviamente naturalmente il pubblico. un saluto e un ringraziamento a tutti voi, un auspicio di rivederci su questo canale molto presto per continuare le nostre riflessioni e il nostro scambio di idee che secondo me è stato estremamente interessante e produttivo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti, Grazie. arrivederci e a presto. Arrivederci.